vorrei ringraziare immensamente per questo premio, ringraziare Sara che mi ha permesso di essere qui e in generale tutte le persone che hanno contribuito perché io fossi qui stasera. Questo premio per me è davvero importante perché non è un premio qualsiasi, sappiamo tutti cosa c'è dietro questo premio e c'è un concetto molto importante, la difesa della dignità del lavoro artistico. Qualche anno fa Sara durante questa manifestazione ha espresso un concetto che credo sia davvero importante e doveroso ribadire. Ha detto che dietro il lavoro di 100 attori famosi ce ne sono 100.000 sconosciuti, se vogliamo, che per permettersi, per poter fare il lavoro dell'attore, per poter seguire questa passione, sono costretti a fare altri lavori. Se usciamo in giro per Roma è pieno di colleghi che troverete a fare i baristi, i camerieri, le commesse, e loro come me, come quando io studiavo cinema, quando facevo l'università, studiavo teatro e lavoravo, sono costretti a scappare a fare un provino tra un turno ed un altro, addirittura a chiamarsi malati per correre a cercare un'agenzia o per fare l'ennesimo provino. E io vorrei dedicare questo premio a tutti i miei colleghi che con la loro determinazione continuano a perseguire questo sogno, perché non è facile, non è un ambiente facile e ci vuole davvero tanta forza di volontà, tanta determinazione e tanti sacrifici. Quindi dedico questo premio a tutti i miei colleghi che sono lì fuori e che sono magari anche più bravi di tanti che lavorano. Grazie.